Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione che ogni giovedì in prima serata su questa rete parla di salute e lo fa ospitando in diretta i migliori specialisti, non soltanto abruzzesi, disponibili a interagire con voi, a rispondere alle vostre eventuali domande. Questa sera parleremo di sangue che, come tutti sapete, non si può produrre artificialmente e la cui disponibilità dipende esclusivamente dalla generosità, dallo stato civico, diciamo così, dal senso civico dei donatori. Sangue che è fondamentale per interventi chirurgici, trasfusioni, per cure oncologiche e che spesso purtroppo viene a mancare perché i donatori sono sempre di meno. Diciamo che il sistema Italia per quanto riguarda la dotazione di sangue fino ad oggi ha resistito, ma spesso in taluni periodi dell'anno in particolare si creano situazioni di assoluta emergenza. Che cosa si può fare? Intanto per sensibilizzare di più l'opinione pubblica e quindi potenzialmente aumentare il numero dei donatori e poi come eventualmente supplire a queste situazioni di carenza, di emergenza, tutte domande alle quali darà puntuale risposta la nostra graditissima ospite. Buonasera e bentornata nei nostri studi alla dottoressa Patrizia Accorsi. Buonasera dottoressa. Buonasera. Sorridente, giornata. Meno male. Meno male. Meno male. Sono contento. È stata una giornata pesante, leggera. Beh, insomma, mediamente pesante. Mediamente pesante, come tutte le giornate. Degli specialisti. Dottoressa Patrizia Accorsi, direttore dell'unità operativa complessa, centro trasfusionale della ASL di Pescara, centro che si trova nell'ospedale di Pescara. Com'è intanto la situazione da voi, dottoressa, per quanto riguarda la dotazione di sangue? Diciamo che questo tutto sommato non è un periodo drammatico, anche se quello che abbiamo in questi giorni è quello che osserviamo negli ultimi anni, ovvero sia una carenza soprattutto di emocomponenti come le piastrine. È un periodo sempre molto difficile per cercare di recuperare donatori, certo, per le piastrine. Il centro trasfusionale è all'ospedale di Pescara, però serve anche gli altri ospedali della ASL di Pescara, no? Sì, sì. Il centro trasfusionale ha in entrata, diciamo così, ha il sangue che viene raccolto sia dal centro trasfusionale dell'ospedale di Popoli, di Penne, e anche dall'unità di raccolta Avis che ha la sede qui, sì, a Pescara. E ovviamente in uscita, oltre all'ospedale di Pescara, di Penne e di Popoli, anche tutte le cliniche private che hanno una notevole attività su questo territorio. Ce la fate a reggere la richiesta? Finora sì, però non adesso stiamo andando verso l'estate, quindi per noi cominciano i momenti di difficoltà. I periodi peggiori da un punto di vista proprio delle riserve sono l'estate? Soprattutto l'estate, sì, il periodo per noi più difficile da trascorrere è proprio il periodo estivo, anche perché i donatori durante vanno l'estate vanno in vacanza, quindi... Ma però prima di andare in vacanza voi li chiamate? Noi li sproniamo molto e li chiamiamo veramente, li tartassiamo molto. E poi con questa trasmissione vogliamo fare anche un esercizio di arruolamento di nuovi donatori possibilmente. Io lo spero vivamente, perché avere una buona sanità vuol dire avere anche tanti donatori a disposizione, e i donatori devono sapere che proprio grazie a loro abbiamo a Pescara anche una buona sanità. Assolutamente sì, Pescara, ma anche diciamo in tutte le altre, sì, gli altri ovviamente centri dell'Abruzzo. Ovviamente con la dottoressa Accorsi parleremo soprattutto dell'attività del centro trasfusionale da lei diretto, però come vedrete nello sviluppo della trasmissione tratteremo tanti argomenti di natura generale.
generale e non soltanto specifica al territorio pescarese. La nostra specialista, la dottoressa Patrizia Corsi, è a vostra disposizione fino alle 22.30. Come leggete in grafica, parleremo di trasfusione e di eventuali alternative, ma toccheremo tante problematiche legate proprio alla trasfusione di sangue. E le vostre eventuali telefonate e le vostre eventuali mail anche stasera devono obbligatoriamente passare per il sorriso e il garbo della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere telefonate e mail. I numeri da formulare sono già in sovrimpressione, vi ricordo. Prefisso 0871 5873 230 5873 235 salute@rete8.it. E un altro appello, donate, donate, donate. Detto da una donatrice di vecchia data, non per l'età anagrafica, ma perché è donatrice da sempre, Gigliola Edmondo. Complimenti a Gigliola. Partiamo con questa trasmissione dedicata alla trasfusione di sangue proprio con il biglietto da visita anche di questa puntata. Una scheda su sangue e donatori in Italia preparata proprio da Gigliola Edmondo. Vediamo questo contributo e poi ne parliamo con la nostra graditissima ospite. Il 14 giugno i paesi di tutto il mondo celebrano la giornata del donatore di sangue, ma se i dati a livello globale sono incoraggianti, visto che ogni anno vengono raccolte 112,5 milioni di donazioni di sangue, registrando dal 2008 al 2013 un aumento di 10,7 milioni, a fare da contraltare c'è l'Italia. Nel nostro paese, infatti, il numero di donatori è in calo già da alcuni anni e nel 2017 sono state effettuate oltre 3 milioni di donazioni, 30.000 in meno rispetto al 2016. Attraverso le donazioni in aferesi in quell'anno è stato possibile invece raccogliere quasi 830.000 kg di plasma, indispensabile per la produzione di una serie di farmaci salvavita, con un aumento dell'1,8% rispetto al 2016. Grazie al sistema sangue italiano, che si basa totalmente sulla donazione volontaria e non remunerata, sono state effettuate oltre 637.000 trasfusioni per interventi chirurgici o terapie di malattie come la talassemia. La situazione è migliorata ulteriormente nel 2018. Sono stati conferiti alle aziende che lavorano il plasma circa 840.000 kg. 4.000 in più rispetto all'anno precedente. Un dato preoccupante però è la diminuzione di donatori giovani e il mancato ricambio generazionale, che non garantisce l'autosufficienza del nostro sistema sangue. Ognuno può fare la sua parte, basta volerlo. È qui che si dona il sangue? Sì, dai. Era la prima volta, vero? Sì. Me ne ero accorto, sai? Un po', avevo paura. Per così poco? Mai avere paura di aiutare gli altri. Lei viene spesso qui? Sì. Io l'ho fatto per Mario, mio amico. Anch'io l'ho fatto per Mario. Perché lo conosce? No. Ricordatevi di Mario prima di partire per le vacanze. Allora, per la cronaca c'è da dire che questo spot del Ministero della Salute ha qualche anno, non è proprio recentissimo, ma è di assoluta estrema attualità, perché questo invito all'arruolamento di nuovi donatori e a donare sangue è sempre di estrema attualità, purtroppo. Dottoressa, come si spiega il progressivo calo del numero dei donatori nel nostro paese? Beh, prima di introdurre il tema della carenza di donatori, permettetemi di dire un altro concetto molto molto importante, ovvero sia che la donazione in Italia è legata ad un donatore che dona in maniera volontaria, non retribuita, completamente quindi legata sulla periodicità anche del donatore. E
questo sistema funziona in maniera che riesce a garantire, almeno finora è riuscito a garantire, cominciano ad esserci solo da poco tempo un pochino di problemi, l'autosufficienza al sistema. Diciamo, alcune regioni sono sicuramente più autosufficienti rispetto a altre, ma è una generalmente riusciamo regge, ad essere regge. Autosufficienti. Ma in altri sì. paesi ci sono donatori retribuiti? Oltre? Assolutamente sì, in molti paesi europei i donatori sono retribuiti, vengono pagati. Quindi il vantaggio del sistema italiano è proprio legato alla gratuità del dono. È un aspetto fondamentale, perché questo riesce a sottolineare come il sistema si regga anche con un donatore molto più responsabile, certo. proprio perché non è remunerato e quindi a garanzia anche per il ricevente. Il piacere di donare, il senso civico di donare, la generosità dei donatori. Assolutamente sì, però abbiamo i problemi, i problemi che sono legati appunto, le diapositive si sì, sì, possiamo mettere vedere. In onda le prime due diapositive. Ecco. Eccolo qua, volontario, anonimo, non retribuito, periodico, responsabile, cioè vediamo l'altra diapositiva. Come vi dicevo, nel 1965, se voi vedete la distribuzione per età della popolazione italiana, vedete come la piramide tende ad essere una piramide a punta verso l'età più anziana. Oggi già questa piramide comincia ad avere una base che si sta restringendo, diciamo che la fascia intermedia è ancora importante, ma sta aumentando l'età della vita. Abbiamo un numero di persone che vanno verso un'età di maggiori anziani. Sempre più futuro, anziani, diciamo. Esatto, il futuro sembra che la piramide addirittura si stia quasi rovesciando. Questo che cosa determinerà? Per fortuna da una parte succede questo, ma da un'altra parte dobbiamo pensare che le risorse tenderanno a diminuire, perché avremo meno donatori giovani e avremo anche necessità di un maggiore quantità di sangue, perché la popolazione tende ad invecchiare, quindi è anche duplice il problema legato proprio certo. alla popolazione che invecchia. Le chiedo, regge l'equazione meno donatori, meno donazioni? Purtroppo sì, e lo vediamo anche noi con le nostre attività. Se voi l'anno scorso nella nostra azienda, nonostante siamo riusciti a garantire l'autosufficienza grazie alle scorte che avevamo, abbiamo avuto un bilancio negativo per la produzione dei globuli rossi, e questa produzione è stata particolarmente negativa, era quello proprio che mi chiedeva prima, in alcuni periodi dell'anno, durante il periodo invernale nel mese di gennaio, quando generalmente ci sono le punte di influenza, e abbiamo i problemi anche quando comincia il periodo estivo, quando andiamo verso il caldo, perché aumenta la riproduzione certo. di vettori di patologie come il West Nile virus sì, e questo determina sicuramente delle diminuzioni per le donazioni. Come si vede da questo grafico, praticamente, ecco, se la regia lo può rimettere in onda, quindi i mesi negativi sono gennaio, quelli estivi giugno, luglio, agosto e anche un pochino settembre. Poi dopo con l'autunno l'anno scorso è stato particolare, diciamo, un po' forse è il periodo dell'anno nel quale si esce dal periodo invernale e c'è anche una maggiore disponibilità certo. alla donazione. E infatti si vede che si sale a febbraio, marzo, poi si comincia a scendere. Sì. Come ci diceva Giglioli in scheda, se non sbaglio, il 14 giugno è la giornata sì. del donatore. Quel giorno non dovrebbe esserci un boom di donazioni. Magari fosse così. No, non è sempre così.
ma anche perché io credo è importante essere donatori periodici, esatto. Donatori fidelizzati. Non è importante, non so, penso ad esempio al terremoto. Quando c'è stato il terremoto improvvisamente sono diventati tutti quanti donatori con questi gesti di importanti, è un gesto di grande spontaneità, di assolutamente grande... sì, però io credo che la forza risiede invece nella continuità della donazione, una donazione periodica, anche non, uno non ha grandi pretese, anche basta forse due volte solo l'anno, però nonostante i donatori uomini possano donare anche di più, penso che sia la risposta migliore per assicurare questo bene prezioso. Assolutamente d'accordo con lei. Poco fa parlava del West Nile virus. Sì, che patologia può causare questo? Allora, il West Nile virus è un virus che viene trasmesso, abbiamo detto, attraverso le zanzare, attraverso una puntura di zanzara. Generalmente i serbatoi naturali sono gli uccelli e la zanzara, pungendo però accidentalmente l'uomo oppure anche gli animali, determina la trasmissione della malattia. Generalmente la sintomatologia è una sintomatologia piuttosto, diciamo così, decorre quasi asintomatica nell'80% dei casi. Nell'80% dei casi. Quindi a volte manco chi viene punto dalla zanzara si rende neanche accorto della patologia a cui va incontro. Però capita anche che può dare una sintomatologia simile influenzale, con un po' di febbricola, febbre, nausea, vomito, cefalea, ma anche in alcuni casi può dare delle forme molto gravi, febbre elevata, disorientamento, disturbi della visione, ma anche fino alla paralisi, al coma e alla morte. È vero che sono casi rari, ma ci sono, quindi è per noi fondamentale evitare che il donatore possa trasmettere questa eventuale infezione ad un ricevente. Non capisco se ho una telefonata in linea, sì, mi fa segno di sì Gigliola dalla regia, sono le 21.48, do spazio volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto Rete 8? Buonasera. Sì, pronto. Buonasera. Da dove chiama, signora? Chiamo da Spoltore. Sì, prego. E volevo chiedere alla dottoressa Corsi, parlando appunto di donazioni, di gruppi, ecco, è vero che ci sono dei gruppi sanguigni rari e quindi dei pazienti che non sono facilmente trasfondibili? Sì, resti in linea se la dottoressa mi chiede qualcosa. È vero che ci sono gruppi sanguigni rari e che non sempre si può fare appunto la trasfusione. Diciamo che è vero che ci sono dei gruppi sanguigni che sono un po' più rari, diciamo che adesso che con i flussi migratori ad esempio abbiamo visto e abbiamo notato una maggiore presenza di gruppi particolari, ma diciamo che la persona intrasfondibile generalmente non esiste, oppure possiamo avere quei casi particolari in cui il paziente ha degli anticorpi contro degli antigeni dei globuli rossi, per cui ha una situazione tale per trasfonderlo è necessario approfondire i test di compatibilità per individuare qual è il gruppo giusto, diciamo il sangue giusto per quel ricevente. In ogni caso trovate la contromisura, mi sembra di capire. Assolutamente sì, a volte non è facile, a volte si impiegano anche 24 ore, 48 ore di tempo per poter effettuare e completare i test per trovare qual è realmente il miglior prodotto. Ce la fate per sempre, quel... Assolutamente sì. La nostra amica di Spoltore ha altre domande per la dottoressa Corsi? No, grazie. Grazie a lei. Grazie per essere intervenuta, ce la fate sempre,
E in quelle 24-36 ore che succede per il paziente che sta aspettando la trasfusione? Allora, ci sono dei casi che possono essere ritenuti urgenti, urgentissimi, e in questi casi si trasfonde rispettando almeno la compatibilità maggiore, i sistemi maggiori, certo, di compatibilità. Nel momento in cui invece riusciamo ad approfondire con i test anche in biologia molecolare, ha bisogno. E abbiamo il tempo di aspettare, preferiamo dare al ricevente il sangue che meglio compatibile, il sangue più compatibile possibile con il ricevente. Assolutamente sì. Senta, come facciamo a capire, torniamo alle nostre zanzare che oramai ce l'abbiamo con i cambiamenti climatici praticamente tutto l'anno, no? Sì, quasi. Come facciamo a capire se le zanzare possono trasmettere infezioni? Se le zanzare possono trasmettere infezione, lo possiamo vedere istituendo delle trappole per le zanzare. È incredibile. Io vi ho portato questa diapositiva che vi mostra quelle che sono le distribuzioni delle trappole, soprattutto in una regione come l'Emilia-Romagna. Perché l'Emilia-Romagna? Perché l'Emilia-Romagna, il Veneto, il nord-est dell'Italia è stato la prima area in Italia dove si sono avuti i casi di infezione anche negli umani di West Nile. Quindi lì esistono proprio la possibilità di individuare attraverso queste trappole zanzare portatrici del virus. Ovviamente a quel punto scatta un alert, un allarme che viene, anzi la cosa che volevo dire è che è proprio uno degli istituti di riferimento in Italia per l'individuazione di queste trappole è l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, che eventualmente invia l'alert al Centro Nazionale Sangue e che a sua volta il Centro Nazionale Sangue avverte, certo, tutti i servizi trasfusionali italiani. Cosa succede per i donatori? La interrompo un attimo, dottoressa, perché do spazio a questa telefonata, poi torniamo su questo punto che è molto molto interessante, questo di come lavora anche lo zoo profilattico di Teramo e di come viene diffusa l'allerta su tutto il territorio nazionale. Diamo spazio a questa telefonata, pronto Rete 8? Buonasera, volevo fare una domanda alla dottoressa Corsi. Da dove chiama? Da Pescara. Prego. Io avrei curiosità di sapere in quanti giorni un donatore può recuperare dopo aver donato. Dopo aver donato, in quanto tempo recupera? Allora, generalmente dipende un pochino dall'emocomponente che dona. Se il donatore dona globuli rossi, generalmente in 3-4 giorni tende a recuperare. Se il donatore dona plasma o piastrine, il periodo è ancora più breve. Ancora più breve, sì. Se voi pensate, mentre la donazione ad esempio di emazie, di sangue, quindi è una donazione che viene fatta a distanza di 3 mesi, la donazione di plasma è una donazione che viene fatta anche a distanza di 15 giorni. Quindi veramente il periodo di recupero è un periodo breve, anche solo di una settimana, insomma. E questo dovrebbe convincere a donare di più, insomma. Io lo spero. La nostra amica di Pescara ha altre domande per la dottoressa Corsi? Ok, no, va bene così. Grazie. Grazie a lei. Torniamo al nostro ragionamento. Avevamo visto le trappole che aveva sistemato, era la... scusate, la diapositiva precedente, le volevo chiedere, l'Emilia-Romagna, il Veneto, lei ci aveva citato queste due regioni perché sono anche vicine al Po, vicine alla foce del Po, dove magari ci potrebbe essere una maggiore incidenza di presenza di zanzare, forse è stato questo, forse anche perché sono delle regioni che si sono poste forse anche prima delle altre il problema della presenza delle zanzare positive, certo, avendo
avuto delle manifestazioni cliniche, avendo avuto pazienti che hanno avuto addirittura un'involuzione mortale. Certo. Quindi questo è stato la motivazione probabilmente, perché prima quelle regioni. E tutte quelle, quelle banderine, quei punti rossi sono le trappole che ha sistemato. In parte sono le trappole, in parte sono anche le positività che hanno trovato, non soltanto nelle zanzare, ma anche in altri tipi di animali come i cavalli, che sono tra gli animali più colpiti dal West Nile virus. E invece il ruolo, stava dicendo, dello zoo profilattico di Teramo, dottoressa? È proprio quello di allertare il Centro Nazionale Sangue, che a sua volta comunica a tutti i servizi trasfusionali italiani i paesi, i comuni, le città dove è avvenuta la positività. Se il donatore di quell'area non può donare, oppure se dona, il servizio trasfusionale è obbligato ad effettuare un test specifico per individuare il West Nile virus. Che cosa succede nel periodo estivo? Che se un donatore anche di Pescara ha soggiornato anche per una sola notte, in quella zona allertate, se viene a donare a Pescara abbiamo l'obbligo, o lo sospendiamo dalla donazione, però noi ci siamo muniti del test, perché non possiamo rinunciare a quelle donazioni, certo, altrimenti non avremo veramente delle carenze ancora maggiori di sangue, e di conseguenza lo facciamo donare lo stesso. Però costringiamo, diciamo così, i donatori a raccontarci dei loro viaggi. Sì. Se sono stati in zone allertate. 21:57, altra telefonata per la dottoressa Accorsi. Pronto, Rete 8? Buonasera. Sì. Io volevo fare una domanda alla dottoressa Accorsi. Da dove chiama? Chiamo da Chieti. Prego. Io volevo chiedere come veniva conservato il sangue donato e per quanto tempo può essere conservato. Ho sentito che in alcuni casi può essere anche congelato. Sì, dottoressa, grazie della domanda. Prego. Allora, il sangue generalmente viene... Allora, le emazie concentrate vengono conservate generalmente a 4 gradi centigradi nelle frigoemoteche. Il plasma, invece, che è un'altra frazione del sangue, viene congelato e può essere conservato fino a 2 anni per il congelamento. Le piastrine, invece, vengono conservate ad una temperatura di 22 gradi, quindi quasi una temperatura di laboratorio. E, possono durare... 5 giorni massimo. Entro 5 giorni devono. Quanto... Le emazie invece possono durare fino a 40 giorni. 40 giorni. Sì. Il sangue è vero che può essere congelato e possiamo ritornare anche alla prima, alla signora che chiedeva all'inizio come facciamo per i gruppi rari. Noi abbiamo una sorta congeliamo. Di abbiamo un'attività anche di congelamento, abbiamo un numero limitato ovviamente di unità congelate, perché bisogna avere degli spazi dedicati e tendiamo a congelare del sangue con dei fenotipi rari, proprio per poter rispondere eventualmente, certo, in caso di emergenze a queste situazioni, sì, a queste richieste. Nostra amica di Chieti, altre domande per la dottoressa Accorsi? No, grazie e complimenti. Grazie a lei, grazie. 21:59, devo andare in pubblicità, poi vedo che Giuliola è tranquilla al centralino. Allora, pubblicità, tra poco la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata alle trasfusioni di sangue e alle eventuali alternative, vista purtroppo la
diminuzione di donatori che c'è in tutta Italia. Stiamo affrontando queste tematiche grazie alla competenza della nostra ospite, la dottoressa Patrizia Accorsi, responsabile dell'unità operativa complessa centro trasfusionale della ASL di Pescara, un centro che si trova all'ospedale civile di Pescara. Alla luce di quello che abbiamo detto prima della pausa pubblicitaria, chiedo alla dottoressa Accorsi: chi viaggia per motivi di lavoro, per svago, tanto all'estero, può donare il sangue, deve sottoporsi a dei controlli maggiori, diciamo, dottoressa? Diciamo che può donare il sangue, però. Può donare il sangue però, perché innanzitutto il donatore, lo sanno perfettamente quelli che vengono a donare in qualsiasi centro trasfusionale italiano, non soltanto a Pescara, che devono riempire anche tutto un questionario per esplicitare che non sono stati in alcune aree del mondo. Perché è quello che stiamo vedendo nella diapositiva. Esatto, è il libro giallo, che è una guida dove sono presenti tutte le epidemie in atto e viene aggiornato continuamente. Ovviamente noi ce l'abbiamo in maniera informatica e sappiamo continuamente quali sono le endemie nel mondo. Certo. Ad esempio ci sono endemie di tutti i generi, di tutti i tipi, penso ad esempio alla chikungunya, allo zika virus, al dengue, alla malaria. Ad esempio chi è stato in un paese dove la malaria è endemica, ad esempio in Africa ma anche in Sud America, quando ritorna è sospeso dalla donazione per sei mesi. Ma non sempre. Perché se vuole donare plasma lo può donare, quindi altrimenti dobbiamo essere in grado di potergli fare dei test. Attualmente ad esempio noi non abbiamo a disposizione il test per la malaria, quindi i donatori che dichiarano di essere stati in una zona ad endemia malarica, o li shiftiamo su una donazione di plasma oppure li dobbiamo sospendere per sei mesi. E questi donatori devono dire la verità dove sono realmente. Ma i donatori, come abbiamo detto all'inizio, che dicono tutta assolutamente la... sì, dicono tutta la verità. Tutta la verità. Noi, anche perché il donatore, il livello di qualità del donatore italiano in generale è legato proprio al fatto che è un donatore periodico, quindi ha una coscienza, certo, sul fatto del suo gesto di donazione. Sono assolutamente d'accordo con lei. Vado da una donatrice DOC, la nostra Gigliola Edmondo, perché sono arrivate due mail per la nostra ospite, la dottoressa Corsi. Vai Gigliola. Sì, ci scrive Laura: sono una donna di 33 anni in gravidanza alla 14esima settimana. Un recente emocromo ha evidenziato una riduzione delle piastrine a 82.000 metri cubici. Ho già avuto altre due gravidanze senza complicazioni e problemi di natura coagulativa, ma cosa succede questa volta? Siamo a rischio? Allora, diciamo che 82.000 piastrine non è ancora una situazione drammatica assolutamente, però è sicuramente una situazione da tenere sotto controllo, non può essere lasciata, anche perché alla 14esima settimana, diciamo, è ancora molto in un'età. Certo. Io la inviterei a rivolgersi al centro di ematologia di Pescara, dove sicuramente potrà essere seguita anche per questo valore di piastrine, che se rimane e non si abbassa ulteriormente probabilmente non ha necessità che di essere seguita. Se il valore invece tende a diminuire, probabilmente bisogna, e soprattutto bisognerebbe capire il perché e individuare il perché oggi ha questo valore. Gigliola? Paolo, ci scrive un'altra telespettatrice, si chiama Sonia. Un chiarimento: valori anomali che emergono dagli esami del sangue possono essere la spia di un tumore? E in particolare quali? Globuli rossi, quelli bianchi oppure le piastrine?
dottoressa? Una domanda veramente molto molto difficile. Allora, il valore semplice dell'emocromo di... non può essere da solo la spia di una patologia oncologica, a meno che non sia una leucemia, cioè se un paziente ha un'alterazione vistosa dell'emocromo, ma di tutti i valori dell'emocromo, globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, questo ci deve far sospettare in maniera veramente pesante una patologia di tipo ematologico o di tipo oncoematologico, quindi è fondamentale rivolgersi immediatamente ad un medico, ma è l'unica patologia che noi possiamo vedere immediatamente attraverso il solo e semplice emocromo. Cioè, comunque potrebbe essere un campanello d'allarme, insomma. Assolutamente. Sì, un'alterazione vistosa dell'emocromo è un campanello d'allarme. Ci diceva prima di dare la linea a Giuliola per le mail, che un donatore può donare solo plasma, no? Quelli che magari vengono da fuori e sono stati in zone a rischio, diciamo sì. Così, vengono da voi a donare, non gli fate donare tutto, gli fate donare solo il plasma. Perché si può fare questo? Quindi ci sono vari tipi di donazione, dottoressa? Sì, assolutamente sì. I donatori possono, l'abbiamo visto anche nel documentario che ci avevate presentato all'inizio, molto, molto bello, dove ci ha parlato delle donazioni in aferesi. La donazione di sangue intero, si sa, è una donazione molto semplice, viene posizionato l'ago, esce il sangue che viene raccolto in una sacca e va bene, la donazione è classica, diciamo, ma si possono fare sicuramente delle donazioni di singoli emocomponenti come sono le piastrine. Ad esempio a Pescara l'anno scorso abbiamo avuto un incremento del consumo di piastrine di quasi il 10% rispetto all'anno precedente. E le piastrine sappiamo che sono dedicate soprattutto ai pazienti onco-ematologici. Questo per dire che si possono anche effettuare delle donazioni selettive di alcuni emocomponenti, oppure un altro emocomponente che si può donare singolarmente è il plasma. E abbiamo detto l'intervallo è anche molto breve, tra una plasmaferesi e l'altra bastano anche solo 15 giorni di intervallo. La interrompo, a parte che aveva esaudito aveva risposto alla mia domanda, perché vedo Gigliola che ha un'altra telefonata in linea. Pronto, Rete 8? Buongiorno, sì. Buonasera, da dove chiama? Buonasera. Da Veneto. Sì, prego. Sento, mi hanno parlato di gruppi rari. Sì. Quali sono i gruppi rari? Dottoressa, quali sono i gruppi rari? Allora, il gruppo raro, diciamo che nel sottotipo del gruppo si possono identificare dei gruppi rari. Noi siamo abituati a conoscere i globuli rossi, il sangue in generale, per i gruppi maggiori, 0, A, Rh positivo, Rh negativo, ma l'identificazione completa del globulo rosso, degli antigeni del globulo rosso, è una identificazione molto più complessa, perché ci sono tanti sottogruppi. Io non è che qua adesso posso elencare la sequela, il DAF, il KI, il complesso MNS, ad esempio il cellano è un gruppo molto raro, cioè i donatori portatori di KEL KPKP si dice cellano, ma sono delle cose veramente molto molto tecniche e quindi diciamo sono un pochino da persone del settore. Il nostro amico di Pineto, perché ha fatto questa domanda? Perché c'è il gruppo Rh negativo.
Diciamo che la frequenza dell'RH negativo è una frequenza inferiore rispetto all'RH positivo, però non è un gruppo di per sé non può essere considerato raro. Anche se sicuramente forse lo zero negativo è il gruppo più importante, perché in caso di necessità assoluta è il sangue che viene utilizzato nell'immediatezza senza neppure la prova di compatibilità, e questo determina l'importanza e la preziosità, diciamo così, di questo gruppo. Certo. Altre domande? A posto così? Grazie a lei, grazie al nostro amico di Pineto. Mi segnalo dalla regia che è arrivata un'altra mail per la dottoressa Patrizia Accorsi, quindi do la linea volentieri a Gigliola. In seguito ad una frattura ho dovuto assumere eparina per un mese, ho smesso il 6 marzo, quando posso tornare a donare il sangue? Dottoressa. Allora, in seguito ad una frattura vuol dire che ha avuto anche un problema ulteriore, ha avuto anche la frattura. Io non lo so se al di là della credo frattura che non ci sia scritto, non che... c'è stato l'intervento chirurgico. Non c'è stato un intervento chirurgico. Dalla sospensione di una terapia con eparina io aspetterei più o meno quattro settimane per poter ritornare a donare. Sono proprio persone che vogliono donare. Ma a me fa molto piacere. No, l'aveva sottolineato più volte la dottoressa che sono persone speciali, donatori di sangue. Assolutamente sì. Torniamo alle nostre donazioni, anche particolari, come abbiamo visto poco fa, tipo quelle del plasma, tipo quella delle piastrine, sono altrettanto importanti, dottoressa? Assolutamente sì. Sono importanti perché questi emocomponenti hanno una valenza strategica come ce l'hanno i globuli rossi. Perché? Perché il plasma può essere utilizzato generalmente, ad esempio quello che noi produciamo a Pescara, in una piccolissima quantità noi utilizziamo all'interno dell'ospedale per i pazienti dell'ospedale. Nella maggior parte dei casi noi lo consegniamo all'industria, il plasma. Serve il plasma? Il plasma serve proprio per l'industria, praticamente lo lavora, lo inattiva e produce i cosiddetti plasma derivati, che sono veri e propri farmaci, come le immunoglobuline, come l'albumina, come i fattori della coagulazione, tutti questi, diciamo, prodotti di derivazione dal plasma vengono i donatori, ad esempio di Pescara, devono sapere che noi, come tutti i donatori, come tutti i servizi trasfusionali abruzzesi, noi consegniamo il plasma ad un'industria che in questo momento è l'industria Behring, che lavora e ritorna poi all'ospedale in proporzione al plasma che noi abbiamo consegnato, i plasma derivati. Questo è un vantaggio enorme per i pazienti che poi si rivolgono all'ospedale, perché se pensiamo ad esempio alle immunoglobuline, sono quei prodotti che vengono utilizzati soprattutto nei paesi più industrializzati come l'Europa, come il Nord America. Se il consumo di questi plasma derivati tende sempre di più ad aumentare. Abbiamo un'altra diapositiva sempre che riguarda che fine fa il plasma, eccolo qua. Sì, appunto, era quello che dicevo, era la crescita proprio del consumo delle immunoglobuline. Perché è importante conoscere questi aspetti? Perché ci fa capire come avere il ritorno di sostanze così importanti e nel mercato mondiale stanno diminuendo, ci deve spronare a consegnare sempre più plasma all'industria, proprio per avere la possibilità di un ritorno a dei prezzi che non sono quelli di mercato, quindi con il vantaggio proprio per i pazienti. Per voi.
Abbiamo detto che i donatori sono delle persone speciali, l'abbiamo ribadito più volte, rischiano qualche infezione? No, assolutamente, durante la donazione bisogna sfatarlo questo mito, non c'è. Chi ha paura però? Il fatto di avere paura io penso che sia legato alla venipuntura, io penso che sia solo legato a questo. La paura di contrarre un'infezione non ci può essere, perché tutto quello che viene utilizzato è sterile, monouso e a perdere. Quindi durante il momento della donazione uno non rischia assolutamente di contrarre nessun tipo di infezione. E c'è questo bel no rosso stampato grande al centro di questa diapositiva. Viceversa, c'è il rischio di trasmettere un'infezione per chi dall'altra parte prende il sangue, riceve il sangue, dottoressa? Allora, la probabilità di contrarre un'infezione è paragonabile alla morte accidentale che un fulmine mi colpisca, quindi speriamo di no. Appunto, è un'eventualità molto rara, almeno per le patologie più conosciute, le infezioni più conosciute, come sono le epatiti virali o come l'AIDS o le infezioni da HIV. Quindi da questo punto di vista oggi sono stati introdotti dei test all'interno dei servizi trasfusionali per qualificare il sangue talmente ad alta sensibilità che riescono ad abbattere il periodo finestra di questa infezione a pochi giorni, e questo ci fa stare molto più tranquilli rispetto anche solo 15 anni fa. Adesso dobbiamo dare una risposta al titolo che abbiamo dato a questa trasmissione: la trasfusione e le sue alternative, possibili alternative. Ci sono possibili alternative, dottoressa? Quando non c'è sangue, non possiamo fare la trasfusione, che si fa? Allora, diciamo che l'alternativa in questo caso è una cosa leggermente diversa. L'alternativa vuol dire trovare al paziente la giusta terapia, perché io credo che nel passato si sia anche un po' abusato della trasfusione. Quando arriva il paziente anemico, non sempre la strategia più giusta è quella di trattarlo con una trasfusione. Oggi dobbiamo, anche per la trasfusione, bilanciare il rischio-beneficio del trattamento, perché possiamo avere delle alternative. L'alternativa, la strada l'ha addirittura aperta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi l'ho descritta nella diapositiva che segue. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proprio spinto i medici a valutare attentamente il paziente, a gestire il paziente nell'ottica del risparmio del sangue, non solo perché il sangue è una risorsa preziosa, ma perché molte volte possiamo correggere l'anemia del paziente anche con altri modi, eventualmente facendo delle terapie di supporto con il ferro, la vitamina B12, l'acido folico, in maniera da correggere l'anemia senza utilizzare la trasfusione. Appropriatezza anche in questo caso della trasfusione. Le chiedo un esempio, tra poco, prima do spazio a una telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto. Buonasera. Sì, da dove chiama, signora? Dall'Aquila. Sì, buonasera. Volevo fare una domanda alla dottoressa. È tutta io sono sua. Una vecchia donatrice sia di plasma che di sangue. Brava. Fino adesso ce ne ho 120. Brava, bravissima. 120 donazioni. Volevo fare una domanda, fino a che età si può donare? Allora, il donatore periodico può donare fino a 70 anni, ovviamente ci deve essere il parere del medico che dichiara l'idoneità ancora alla donazione, ma se lei sta bene può donare fino a 70 anni il sangue intero, fino a 65 in aferesi. La signora... Allora, sì. Mi scusi... Mi io dica. Sono 71 e ho fatto l'ultima donazione 20 giorni fa di sangue. Allora,
Il ripeto, è una linea guida, non è un obbligo. Sì, decidere sì. che a 70 anni uno smette di donare. Sì. È il medico che, valutando le condizioni, sì. È capace di capire se lei può ancora continuare sì. a donare. No, dato che io non prendo farmaci, fino adesso non ho preso mai farmaci, stavo in buona salute, e allora mi hanno detto che l'ultima donazione dove lo facevo. La poteva fare. Bene, sono contenta. E l'ho fatta. E io la ringrazio tantissimo a nome di tutti i pazienti, che ha sicuramente aiutato. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie. Ma ho ben capito, 120 donazioni ha fatto la signora? Sì. Sì, 120 donazioni. Sì. Complimenti, bravissima. Sì. Torniamo alle alternative alla trasfusione, quello che diceva, magari si può trovare una possibilità terapeutica in determinate sì. Situazioni. Se pensiamo ad esempio al paziente chirurgico, che cosa succede? Il paziente chirurgico è un paziente, pensiamo ad un paziente che deve fare un intervento d'elezione, un intervento programmato. Eccolo qua, paziente ecco. chirurgico. Se noi riusciamo a valutarlo almeno 3-4 settimane prima dell'intervento, possiamo vedere i suoi valori, ma non soltanto i valori dell'emoglobina, che magari può essere anche un valore ai limiti della norma, ma dobbiamo vedere ad esempio anche il suo assetto marziale. Se i suoi depositi di ferro sono bassi, gli possiamo somministrare eventualmente anche ferro orale per bocca, e in questa maniera lo portiamo all'intervento in una situazione di maggiore stabilità. E poi durante l'intervento magari abbiamo la possibilità anche di intervenire con il recupero intraoperatorio del sangue. In questa maniera abbiamo trovato l'alternativa per il paziente, che è un paziente che comunque non... curato, trattato, esatto, e risparmiato sangue. E abbiamo risparmiato sangue. Senta, che cos'è con la sigla PDTA, che sta per percorso diagnostico terapeutico assistenziale, nel vostro caso, nel caso della ASL di Pescara, com'è disegnato questo percorso? Allora, noi il PDTA che abbiamo fatto relativo al PBM è un percorso multidisciplinare che abbiamo condiviso con il pronto soccorso. Questo è stato il primo PDTA che abbiamo lo fatto. Lo vediamo in diapositiva. Sì, ma ne abbiamo anche già altri in essere, perché abbiamo capito che lavorare in maniera multidisciplinare, ovvero sia coordinati, permette di migliorare la qualità e l'efficienza delle cure, e ci permette anche di ridurre la variabilità delle cure stesse. Riusciamo a garantire ai pazienti una modalità di supporto certo. che è abbastanza ripetitiva. E glielo posso far vedere anche con la prossima diapositiva, sì. Questa esperienza che abbiamo fatto, appunto dicevo, con il pronto soccorso. Oggi abbiamo reclutato circa 200 pazienti, questa valutazione però è stata fatta dopo i primi 4 mesi, risale al 2017, uh-huh. quindi risale a quasi 2 anni fa questa diapositiva, per dire che da un po' di tempo che ci stiamo muovendo su questa sì. linea. Che cosa vediamo? Che i pazienti arrivavano magari al pronto soccorso con dei valori di emoglobina ai limiti anche per una trasfusione, a volte anche con dei valori veramente bassi, anche 6 grammi di emoglobina. Noi dobbiamo, ormai siamo tutti medici, perché ormai tutti quanti ci auto prescriviamo, però qualche volta è bene non farlo, è bene forse veramente certo. ascoltare il medico in alcuni casi. Io direi sempre non posso il medico, da una specialista il medico del pronto soccorso, invece di trattare il paziente anche con valori di emoglobina bassi, parlo di 7 grammi, 6 grammi e mezzo, di trattarlo direttamente in urgenza al pronto soccorso quando arrivava, viste le sue condizioni, ha procrastinato al giorno dopo la visita presso
il centro trasfusionale, l'abbiamo studiato per l'assetto marziale, abbiamo la possibilità di avere rapidamente questi esami nel giro di un paio d'ore e abbiamo cominciato una terapia marziale endovenosa, una terapia di ferro endovenosa. Riportando i dati, li vediamo qui, il paziente al primo controllo aveva già un aumento medio di 2 grammi di emoglobina, a distanza di circa 10 giorni dalla prima somministrazione, a distanza di 20 giorni i valori aumentavano fino a 4 grammi. Questo è stato un piccolo studio fatto su 31 pazienti, l'abbiamo voluto immediatamente monitorare proprio per avere una risposta e per capire come stava rispondendo questo tipo di approccio in questi pazienti, e abbiamo così risparmiato, se lei pensa, per recuperare 2 grammi di emoglobina sono praticamente 2 emazie concentrate, 2 trasfusioni, il paziente li ha recuperati senza le trasfusioni. Sono tante le domande che vorrei ancora farle, però ho ancora solo un paio di minuti a disposizione. Le chiedo come considerazione finale e anche come conclusione di questa puntata, che cosa si può fare, dottoressa, nella stretta attualità, intanto per arruolare più donatori e al tempo stesso anche per migliorare, come abbiamo detto, l'appropriatezza delle trasfusioni? Allora, io credo che la cosa più importante la svolgano, per quanto riguarda il reclutamento dei donatori, le associazioni dei donatori. Sul territorio abruzzese le associazioni che più diciamo lavorano per il reclutamento dei donatori sono la FIDAS, l'AVIS, la Croce Rossa, sono le più importanti. Senza ovviamente nulla togliere alle altre. Assolutamente, abbiamo anche Fratres, abbiamo Ados Lanciano, sicuramente ce ne sono tante altre, ma queste forse sono quelle più importanti. Ovviamente le associazioni devono continuare a lavorare per il reclutamento del donatore. Noi, dal nostro punto di vista, come medici, dobbiamo sempre di più sposare questa filosofia del patient blood management, questa filosofia che ci porta a tagliare su misura per il paziente la terapia giusta. E soprattutto io mi auguro che i cittadini continuino ad avere la coscienza del dono, perché è solo attraverso la loro sensibilità e i loro gesti di grande generosità che noi possiamo garantire oggi ai pazienti la trasfusione di sangue. Senso civico, donate, donate, donate. C'è un'ultima bella diapositiva che vogliamo far vedere ai nostri telespettatori, che racchiude anche un po' tutto quello che abbiamo detto in quest'ora di trasmissione, vero dottoressa? Risparmiamo il sangue e salviamo le vite. Assolutamente sì. E questo deve essere il messaggio un pochino per tutti. E aumentiamo i donatori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie alla dottoressa Patrizia Corsi, direttore dell'unità operativa complessa Centro Trasfusionale della ASL di Pescara. Con lei abbiamo parlato di tutte le problematiche legate al mondo della donazione del sangue, delle trasfusioni. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, grazie a tutti. Concludo con un appello che ha lanciato anche il Papa riguardo alla donazione del sangue: siate presenza che soccorre. Grazie, grazie. Bravissima, grazie Gigliola, che lo ricordo ancora una volta è una donatrice di sangue di vecchia data. Grazie Gigliola Del Mondo, Francesco Specchioli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, grazie a voi telespettatori. Con voi ci vediamo giovedì prossimo, 28 marzo, e parleremo di attacchi che fanno paura e che condizionano tantissimo la qualità della vita delle persone che ne soffrono. Sono gli attacchi di panico, che fortunatamente possono essere tenuti sotto controllo. Ci dirà tutto la dottoressa Vanessa Russo, psichiatra dell'ospedale di Pescara. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica prossima, 24 marzo, alle 12.45 e alle 20, e parleremo di fibromi uterini trattati con la metodica dell'embolizzazione, che di fatto salva l'utero. Ci spiegherà questa metodica il professor Antonio Cotroneo, direttore della radio
radiodiagnostica dell'ospedale di Chieti. Grazie per aver seguito Pronto Medicina Facile. Anche questa puntata, come centinaia di altre, sarà consultabile su YouTube Rete 8 Salute. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21:30. Grazie, buonanotte.